Bonjour, ragazze e ragazzi. Mi sono appena svegliato, non so se si vede. Mamma mia, che viso! Ora si inizia sempre. Benvenuti in un nuovissimo vlog. Sono tornati i vlog dopo la settimana pausa di Sanremo, ma direi di andare a fare colazione. Mi preparo uno Starbucks e per preparare significa che me lo porteranno qua a casa. Eccolo il mio Starbucksino. Adesso sì che la giornata può iniziare. La mia colazione. Perché oggi mi sono svegliato anche abbastanza presto, raghi. E quindi per la prima volta facciamo colazione insieme. E che cosa avrò mai preso se non il mio caramel macchiato con tre shots di caffè. Il caffè normale, sì. Poi c'è, cosa significa TS? Taylor Swift qui dentro, essenza di Taylor Swift, il mio ex, eccolo, e poi un simbolo greco-romano, adoro. E abbiamo anche da mangiare! No! No, io non voglio questo. Il biscotto quello normale. Ma io avevo comprato il cioccolato. Così impari a ordinare senza di noi. Da solo. Così ti impari. Lo devono sapere. Unfollowate. E seguite la cittadina per tutti, eh? Ma come vi permettete? Tu faceste dei video insieme a me almeno. È buono però almeno lì. È buono. È più buono quello, È più buono quello, ah, ma c'ho secondo me. dentro il Eh cioccolato. certo, secondo me è più buono quello dell'altro. È più buono quello. Vlog. Vlog, è più buono questo dell'altro. Vlog, dagli errori si può sempre La imparare. levo, non la levo. Guarda la cattiva di Buono. Sicilia, guarda. Ma scusate. Io sto facendo un vlog della vita perfetta di Issima. Facendo casino. Guarda che ora vi inquadro, lo vedete. Comunque, finisco di mangiare preso. e poi può iniziare questa giornata. Ma piano, devi fare qualcosa, che problema. Ti ricordi di me? Mi sto preparando per uscire e ovviamente non vi sto a fare tutto il Get Ready With Me perché prossimamente ce ne sarà uno super speciale, ma niente spoiler. Ma vi voglio solo ricordare che qua sotto nell'info box c'è ancora presente per voi a vostra disposizione il codice IC9150 per prendere il buono da ben 50 euro e comprare tutti i mega prodotti di Baro Cosmetics che so che vi piacciono sempre, quindi avete ancora a disposizione a vostra scelta tutto il loro catalogo. Basta che voi andate sul sito direttamente dai link che vi lascerò qua sotto nell'info box, mettete la vostra email o comunque un'altra email e poi aggiungete il mio codice sconto IC9150. Se comprate un loro prodotto avrete da spendere solo le spese di spedizione. Con due o più prodotti le spese di spedizione sono gratis. E adesso mi rifaccio un po' il viso e poi vi faccio vedere l'outfit di oggi e usciamo. Ecco l'outfit of the day! Così, ah, lì è perché ho fatto la live ieri e boom! Ho la felpa carina, da un tocco di calore, di colore, poi il nuovo giacchettino di Ma c'è Moncler, i pantaloni, no, io freddo, e poi così. Siamo pronti per uscire. Babilonia, siamo da Starbucks in Cordusio a fare merenda! Wow! Due butterscotch qualcosa, freddi, una princina, un affitto. Adoro. Comunque questo rimarrà per sempre il mio Starbucks preferito. Cioè, io amo. Bellissimo! Ma la R per cosa sta? Per reverse? Come si chiama questo Starbucks? Per Roastery. Wow! Quella stellina, lo amo, non mi hanno mai dato questo bicchierino. Bello, lo amo.
Cioè, che scemo, c'era scritto qui Starbucks Reverse. Adoro. Adesso ci dobbiamo spostare un attimino in Duomo, perché bisogna andare da OD Store, che voglio comprarmi le gocciole quelle al cocco. Le ho viste su TikTok, dicono tutti che sono buonissime, ma passeranno il test issima assaggia robe. Quante robe! Oh, gli orrevoli Lady Gaga! Ah, ma sono una fregatura, non sono rosa! Ma che fregatura! Avevano solo le gocciole normali ed extra dark, quelle al cocco no, mamma è una gioia! Oh, e in più gli Oreo, quelle di Lady Gaga, non sono rosa come mi aspettavo, ma sono tipo normali, cambia solo la scatolina. Oh, si inizia bene, vedo. Benvenuti nel mio martedì. Nel pomeriggio mi sono cambiato e sono andato nel mio negozio di fiducia. Ecco il mio negozio di fiducia. Perché, dato che non ho trovato le gocciole, mi merito un regalo. Sono molto indeciso. C'è così tanta roba. Quello, quel giacchetto lo amo. Amo. Torniamo verso casa, vincitori. Ok, sono tornato a casa, ragazzi e ragazzi, dal mio giretto di oggi. E come avete ben potuto vedere, mi sono fatto un piccolo regalino, diciamo. Qui ci vorrebbe tipo lo stacchetto musicale di Achille Lauro. Ci sono cascato di nuovo, però questa volta è stata una scelta ponderata. Ne abbiamo parlato anche tipo ieri in live. E mi avete dato tutti i lasciati, mi avete dato anche una mano in realtà a scegliere questa cosetta. E quindi adesso si fa l'unboxing, ma poi vi voglio parlare perché ho parlato un po' col commesso, che faccio una piccola parentesi, spero che non guardi mai questo video. Bello, mamma, io mi sono innamorato. Praticamente andrò da Fendi solo per vedere lui e per parlare con lui. Nel mentre che mi stava servendo e mi faceva vedere le varie cose, abbiamo parlato un pochino e mi ha dato praticamente una notizia bruttissima, che probabilmente da venerdì rinizierà un lockdown tipo l'anno scorso generale in tutta Italia. E quindi prima di farsi prendere un po' dall'ansia, voglio parlare di questa cosa bella e poi dopo cerchiamo la notizia, perché in realtà io oggi non ho visto telegiornali e quindi non sapevo, cioè nell'aria pensavo che magari si potesse diventare zona rossa qua in Lombardia dato l'aumento dei casi, però arrivare addirittura a un lockdown mi prende un po' malino, ma ne parleremo dopo. Adesso apriamo un attimino il mio pacchettino e poi dopo ci sarà anche la reaction di Diego, perché Diego è contrario a questo acquisto, perché in realtà io ho messo gli occhi su questa cosa da mesi e la volevo, diciamo così, la volevo. Però Diego mi ha sempre detto no, non la comprare, non comprare questa cosa, no, brutta, no, brutta. No, no, non voglio spoilerarvi niente, quindi facciamo così. La Dust Beghina è una borsa, come ben potete vedere. Ho scelto questa mini bag, baguette, è una baguettina di questo colore, ce ne sono tantissimi colori differenti, però alla fine questo è quello che sia in live con la vostra opinione, sia sul sito era quella che mi piaceva di più, e l'ho vista dal vivo e me ne sono innamorato, la amo, che poi la puoi mettere sia al passante della cintura tipo un marzupino, e poi c'è ovviamente anche la tracollina, che mi ha detto di stare attento a posizionarla, perché questo poi si perde il pipolino qua, che la indossiamo così, fai così, fai così, e poi, forse al contrario, lo sapevo, vabbè, però. E poi così, e diventa proprio una tracollina che, faccio vedere, la puoi portare sia così e sia anche così. L'amo, è bellissima. Allora, in realtà il mio telefono, che è un iPhone 12 Max,
non c'entra con la cover. Senza cover, sì, per farvi intendere la grandezza di questa borsetta, è grande quanto il mio iPhone. Ma io l'ho comprata per l'estate, per la primavera, e non per metterci il telefono, ma per metterci tutto il resto, perché il telefono di solito o lo tengo in mano o lo tengo in tasca. La amo. È bellissima. La mia prima borsetta di Fendi, la amo. È bellissimissimissima. C'era anche la variante sia Total Black, sia Total FF, con il logo tutto ovunque. E invece che beige c'era anche arancione, gialla e di un altro colore, rossa mi sembra. Ero indeciso alla fine tra questa o quella gialla, però questo adesso, il beige è il mio colore preferito. Ultimamente mi sto comprando solo cose così, o sto guardando solo cose così. E niente, come il regalino mi piace molto. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate. E dopo, tra poco, quando Diego smetterà di lavorare, sentiremo anche la sua opinione e preparatevi all'offese. Ma adesso io voglio andare un attimo su Google dall'iPad, perché veramente mi sta prendendo un attimino male. Non mi doveva dire questa cosa. Lockdown nazionale. Allora, nuove misure in arrivo. Mamma, lockdown e zone rosse. Riunione del CTS, restrizione di vieti. Zona rossa, in automatico se i contagi del coronavirus esplodono. Chiusura nel weekend per arginare l'aumento dei casi. Mamma, aspetta. Eventuali nuove chiusure dovranno essere abbinate alle celebrazioni di un paio di vaccinazioni. Ma i vaccini non arrivano. Qui non c'è scritto. Nuovo coprifuoco. No, Ragazzi, no, non ce la faccio un'altra volta. È un incubo. Il tasso di positività è stabile al 7,5%, ma secondo i dati del Ministero della Salute il numero di pazienti in terapia intensiva continuano a salire. Anticipare il coprifuoco. Estendere la chiusura delle scuole. Lockdown nei fine settimana. No, ragazzi, no. No, impossibile. Micro zone rosse. Dati allarmanti. Non finiremo mai. Non ci salveremo mai, ragazzi, di questa storia. Ma perché? Cioè, tra le altre cose, io so che adesso, proprio oggi, è un anno dal primissimo lockdown. Però, cioè, io capisco la situazione e fanno bene, no? Perché comunque è un'emergenza. Dopo un anno ancora non siamo riusciti a fare niente, sia perché noi, ci metto anche me stesso, diciamo che adesso abbiamo un po' abbassato la guardia, sia perché i vaccini non riescono ad arrivare, non si sa per quale motivo, magari boh, ci sono altre cose. Però, ragazzi, un nuovo lockdown, tipo quello dell'anno scorso, no? Cioè, se mi pagano la seduta dallo psicologo, benissimo, però ci pensate che alla fine, ovviamente, per una buona ragione, noi abbiamo perso un anno. Per un anno di vita non abbiamo vissuto e ancora siamo nella soluzione, alla parte, siamo appunto da capo. Non ce la posso fare. Per ora non è ancora nulla di ufficiale. Certo, se mi spostano, a parte che la sera non esco mai, però il coprifuoco, quando lo mettono alle 18? Ciao. Allora, ho parlato un attimino con chi di dovere. Mi sono un attimino calmato perché, pensando un po' alla situazione, non c'è ancora niente di ufficiale. Anche se, voi lo sapete, se devo pensare a qualcosa di male, è qualcosa di male. Alla fin fine, ragazzi, fino a quando non sappiamo l'ufficialità della cosa, è inutile
farsela prendere male. E poi se c'è bisogno per, boh, magari salvaguardare quest'estate, faremo quello che bisogna fare. È anche vero che sono mesi che dicono sempre le stesse cose. Per esempio, chiudiamo a novembre per salvare il Natale, poi chiudiamo al Natale per salvare la Pasqua, adesso chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate, sicuramente chiuderemo in estate per salvare qualcosa. Capisco tutto, lo ripeto, nel senso, ci mancherebbe altro, non è una cosa da poco, perché ci sono anche persone che purtroppo hanno perso la vita o stanno malissimo, però mentalmente dopo un anno è dura, ragazzi, è dura, è dura. Ma proviamo a non pensarci e proviamo a continuare un po' questo vlog come se niente fosse. Allora, ragazzi, parliamo di cose un po' meno serie, ma molto serie ugualmente. Mi sono messo a stalkerare il famoso commesso di Fendi. L'ho trovato su Instagram, non mi chiedete come ho fatto, ma boh, io sono un genio. Mena gioia. Volete sapere, io sono il re del Mena gioia? Etero. Ma è possibile, l'unico commesso in tutto il mondo, luogo comune, etero. Ma perché? Perché non me ne va bene mai una? Io ero innamorato, innamorato. E mi si è già spezzato il cuore. Oh, continuerò ad amarlo in segreto. Magari cambierà idea. Che palle. Allora, è arrivato il momento di guardare Diego cosa mi dirà di questo acquisto. Mi presenterò così e vedremo in diretta lui cosa dirà. Ci sei? I'm ready. Sei connesso? Dove sei? Che ecco cosa ho comprato. No. La nuova borsettina, no, come carina. Non mi garba, come l'hai fatta apposta? Ma non è vero, cioè, come non mi garba, ragazzi, come non mi... Dai, è bellina, no. Cosa ne pensi? No, non si è capito cosa ne penso. Cioè, no. Dai, la amo. Ragazzi, secondo me quanto la metterà? Ma questa? Sempre in estate. Allora, qui, cioè, non mi entra nemmeno il telefono dentro. Però, cosa bella, se io ci tolgo questo, posso usarlo come marsupio. Perché lo metto nel passante della cintura. Ah, già meglio. Dai, carina, da mettere sopra un giacchetto. D'estate, i giacchetti d'estate. Il giacchetto di Jeans. Dai, bellina. Non puoi dire no. E poi ce l'hanno tutti adesso qui a Milano e me la meritavo. Che tu meritavi, tu la meritassi forse, posso dire anche sì, ma questa no. Vabbè. No, dov'è qui? No. Infatti io l'ho detto a Marco, ma Diego mi ucciderà. Ma perché? Sei partito che la volevi. Perché è bellissima. Sì, sei partito che la volevi questa. Ma sono mesi che la sto guardando. Ora che è uscito questo colorino nuovo. Ma cosa ci metti dietro? Non ci vanno nemmeno le cose dell'Icos. A parte che non fumo. E poi il portacarte, i fazzoletti, le chiavi, il telefono senza cover. Il fazzo? Letti. Il fazzo letti. Vabbè, sono contento che ti piaccia. Perché la prossima la comprerò anche per te di un altro colore. Ci sono di 5 colori diversi. Che colore la prenderai a me? Gialla. Ah, perfetto. O total black. No, gialla è il colore preferito. L'amo, grazie. Ok, sono su per giù le 19 e oggi, invece di allenarsi, andiamo a fare una mega camminata di tipo 10 km, ha detto Diego, ma a me fanno malissimo le gambe, quindi non so se ci riuscirò. L'outfit per la corsetta è questo, ovviamente la tutina, la felpina dell'Adidas che mi piace tantissimo e poi il giacchettino perché comunque è un po' freddino. Siamo pronti? Get ready to run with me? Ok, raghi, è iniziata la camminata. Cioè, in realtà è già iniziata da 5 minuti perché siamo arrivati qua a piedi. Però siamo alle Martesana. Obiettivo di oggi è andare 12 km.
Stavo scherzando? Fortunatamente la loro camminata veloce è la mia camminata da passeggiata da shopping, quindi adoro. Però questo vi dà la prova che adesso, questo mese, mi ci sono messo veramente sotto, che devo diventare un figurino per l'estate. Già Dior. Posso dire che in 5 minuti sono già passati 10 figoni? Cosa sta succedendo? La primavera sta chiamando? O sono gli ormoni? La situa è questa. Dopo mezz'ora sono solo a 3 km 34. Voglio morire. Fanno spessore. Fanno spessore. Io già non più ragazzi, più. Ragazzi, a parte che sono tipo a 7 km 71, ma ho trovato il mio animale domestico. Se non faccio 1 milione di views con queste robe. No, no, che schifo, ho paura. Aspetta che non si vede. Carine, le nutrine. Quanto è grossa però. Voglio morire. E per stasera abbiamo finito 1 ora e 53. 11 km 58, quindi 12 km di camminata veloce. Oh, e quindi, dopo ben 12 km, più di 500 calorie distrutte, oh, direi che mi merito, oppure no, un bel McDonino. Per vanificare tutti gli sforzi fatti finora, anche se risponderete no a questo breve sondaggio, sappiate che l'ho già prenotato, l'ho già ordinato e ho una fame che abbaio. Oh. Non io che non cammino più dal dolore di gambe. Forse esagerato. Il mio momento preferito della giornata è questo, quando sto alla porta ad aspettare il rider che puntualmente si perde con il mio cibo. Mi spiegate perché ogni volta mi arrovesciano la bevuta? No, casino. Comunque, a parte la Coca-Cola che è un terzo perché è qua adesso, ci ho preso la salsa piccante, la salsa agrodolce e basta. Scherzetto. Andiamo a fare l'unboxing. Ci siamo. Meno male che il cibo era diviso. Se no, ho preso i classici panzerotti. Poi ho preso 9 chicken nuggets. Poi ho preso le patate grandi che sono mezze anche queste, vabbè. Ma lo sapete. E poi il Crispy McBacon. Buono. Ora voglio vedere il panino. Tanto di su, ma è piccolissimo. Non è il gran Crispy McBacon quello. Hai preso il Crispy? Crispy. No. Dai, ma io cosa ci faccio con questo hamburger? Vabbè. Ragazzi, ma è una gioia sempre, comunque. Quanti nuggets sono? Ora voglio vedere se me ne hanno messi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Ah, almeno quello ho fatto bene. Ma si pole? Cioè, meglio famona. Vabbè, buon appetito. Tornando a pausa. Almeno il bacon è buono. No, è buono, quel panino è troppo buono. Sì, ma il zumaggio l'ho già finito. Ovviamente ho fatto sapere a quelli di Deliveroo della Coca-Cola. Però almeno ho i panzerotti. Ma e nuggets ne potevi prendere 4, eh? No, ragazzi, non potete immaginare che dolore di gambe. E devo ancora fare la doccia. Finalmente sono a letto, ragazzi e ragazzi. Allora, questa giornata è finita o sta per terminare. Mi sono messo, ovviamente come quasi ogni sera, con l'iPad, che ultimamente mi sto molto infognando
con Disney Plus, che adesso, a parte che ha messo anche la sezione Star, quindi ci sono tantissimi film e telefilm in più, ma finalmente vi posso annunciare che ho finito di vedere WandaVision, la serie TV su Wanda, appunto, e su Visione della Marvel, che qualche settimana fa avevo fatto anche la figura barbina perché erano usciti 4 episodi e io li avevo visti tutti e 4 in un'ora, praticamente un'ora e mezzo, perché durano 20 minuti l'uno. E avevo detto, certo, fare una serie TV di 4 episodi, ma mi volete prendere in giro? E invece poi ho scoperto che aggiungevano un episodio ogni venerdì, ok? È stata dura aspettare ogni settimana un episodio, ma ce l'ho fatta. È bellissima, a parte i primi 3 episodi dove si capisce poco nulla, ma dopo, quando inizia veramente, ti inizia veramente a prendere. Ma do un consiglio, ormai lo sapete, nei miei vlog ci sono i consigli delle serie o dei film ogni volta. Il consiglio mio è guardare WandaVision solo se avete visto e siete in pari con tutta la filmografia della Marvel, e quindi se avete visto anche l'ultimo Avengers, tutti il resto, perché questo praticamente sarebbe il continuo, quello che succede dopo. Se vi piace la Marvel e tutto quanto, serie perfetta, e poi anche veloce perché comunque dura 20 minuti ad episodio. Ma ho appena finito di vedere anche un'altra serie, che è questa qua. Lasciate perdere lo schermo del mio iPad sempre rotto e il mio riflesso, ma sto parlando di The Gifted. Non so se ci faranno una terza stagione oppure no, ma al momento 2 stagioni, praticamente è come se fosse il continuo degli X-Men dopo che gli X-Men non ci sono più. Parla di queste persone che hanno dei poteri e mi piace molto, insomma. Forse non l'avete capito che in questo periodo mi sono fissato con queste serie un po' così, di supereroi, queste robe qua della Marvel, io adoro. E appunto stasera, siccome sono rimasto orfano di serie TV di questo tipo, mi rimetterò a riguardare Capitan America Civil War, che tra i 3 Capitan America che sono usciti è il mio prefe, quindi adoro. Allora ragazzi, a parte il mio cuscino che doveva essere tipo stirato, ma lasciate perdere, io mi metto un po' qui, in relax. Poi monterò questo vlog, ovviamente. Spero di avervi fatto compagnia, anche se la giornata di oggi è stata rovinata da questa notizia che vi ho dato di un possibile lockdown, sperando, incrociamo le dita, che veramente riusciamo magari in qualche modo ad evitarlo, perché sarebbe veramente una catastrofe. Ma se proprio sarà necessario, ahimè, e non possiamo fare altro, d'altronde siamo nella terza ondata della pandemia e quindi dobbiamo stringere i denti ancora un pochino, sperando che passi il prima possibile tutto. Non dico di tornare alla normalità, ma nemmeno un altro lockdown, perché davvero se no io vado fuori di cervello. Ma per ora notizie certe non ce ne sono, quindi io spero, continuo a sperare, la speranza è l'ultima a morire. E spero anche che le persone comunque abbiano un minimo di cervello e di senso civico, di comportarsi a modo. Andare a giro sì, continuare su per giù con la propria vita sì, ma con le eventuali accortezze del caso. Evitare assembramenti, sempre mascherina, distanziamento, e chi più ne ha e più ne metta. Speriamo davvero, ragazzi, perché davvero sono sull'orlo di una crisi di nervi. Ma basta pensare negativo, pensiamo positivo. Per oggi è tutto. Grazie mille per avermi fatto compagnia anche oggi ed aver passato questa giornata insieme a me. Io mi vado a guardare un po' il filmetto. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento quale serie TV magari guardate in questo periodo, che magari ce n'è qualcuna che non ho ancora visto, dato che addirittura tipo ieri mi sono fatto un rewatch di The Wilds su Amazon Prime, che è la mia prefe, la amo. E questo rewatch mi è servito tantissimo per vedere delle cose che non avevo catturato, che non avevano catturato la mia attenzione la prima volta. Quindi i rewatch servono sempre. Adoro. E poi diciamo che ho anche la memoria un po' a breve termine. E quindi ogni volta è tipo, anche se so ormai bene o male della storia come tratta, di cosa tratta, però
mi dimentico sempre determinati dettagli e quindi è sempre bellissimo vedere le serie con me perché io mi dimentico sempre tutto. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, mi sa che questo vlog è durato un'infinità. Finalmente sono tornati i vlog lunghissimi dopo la pausa di Sanremo. Per oggi è tutto, io vi mando la buonanotte, ci vediamo domani!